Numero 11, Alberino. Numero 14, Sontacchi. 18, Giongo. 19, Sontacchi Gabriele. 21, Jansson. 22, Pulgreter. 23, Dainese. 24, Moser. 27, Jakemet. 28, Loizos. Agli ordini di Mister Fusina. Per i carpi, numero 1, Lurina. Numero 7, Marsan. Numero 9, D'Angelo. Numero 12, Bolacini. Numero 17, Soria. Numero 18, Aifrey. Numero 22, Bernard Gialli. Numero 23, Serafini. 24, Erich. Numero 30, Sortino. Numero 33, Giannetta. Numero 45, Boni. Numero 94, Ceccarini. Numero 29, il vice capitano Marco Beltrami. E numero 6, il capitano Pieracci Luigi. Squadra agli ordini di Mister Serafini Davide. Il match sarà condotto dai signori Di Domenico e Fornosier. Buona partita a tutti. Buonasera a tutti, amici di Eleven Sports, per questa 12ª partita di Serie A Beretta tra il Carpi in maglia nera e il Pressano con la solita maglia gialla. Le due squadre vengono da due periodi molto molto differenti, perché il Pressano viene dalla freschissima vittoria di mercoledì sul campo del Conversano, dove era circa 30 partite che non perdeva consecutive ed è riuscito ad espugnare con una performance veramente super, merito soprattutto anche dell'MVP, il portiere Loizos. Il Carpi invece viene da diverse performance buone ma non completamente, perché è arrivato sempre vicino a portare a casa i due punti però è sempre steccato sul finale, perché anche sabato scorso, dopo essere partito veramente con grandi difficoltà contro quelli di Trieste, è riuscito a recuperare fino a trovarsi sul meno uno alla fine, risultato poi che è rimasto quello alla fine. Quindi abbiamo il Pressano che dovrà confermarsi, avrà voglia di confermarsi per far vedere che non è stato un caso la vittoria di Conversano, e il Carpi invece che deve aver voglia di vincere, perché deve riuscire a muovere la classifica che lo vede al terzultimo posto con 4 punti. Adesso però abbiamo un minuto di silenzio per un lutto in casa del Carpi. Rieccoci in diretta con il primo pallone nelle mani del Carpi, che attacca da sinistra verso destra dei vostri teleschermi. Come detto, Carpi in maglia nera e Pressano nella solita maglia gialla, giallo-nera. Il Carpi giustamente fa toccare il pallone anche ai suoi avversari e siamo pronti. Si inizia con Pieracci in cabina di regia. Pieracci che chiama lo schema. Incrocio senza palla. Marsan, incrocio lungo per Erich. Palleggio porta la palla a Pieracci che torna indietro ma commette infrazione. Quindi il Pressano si distende in seconda fase. Qua il Pressano molto veloce. E mentre abbiamo una ricezione non perfetta di Jansson che consente al Carpi di poter tornare in difesa e poter gestire correttamente la fase difensiva. Carpi sempre con la sua solita 6-0, ormai un must in tutta la stagione.
incrocio senza palla del Bressano. Jansson in mezzo, in dentro, ed è al lago, dal lago, prova un tiro, dal sortino, contropiede, ma no, troppo lungo. Palla ancora per Dal Lago in seconda fase, scarica, gira Dal Lago, torna palla per vie centrali, buona la difesa di Eric che riesce a impattare sul numero 3 Fadanelli ormai centrale in pianta stabile della nazionale under 20, che si è preso prepotentemente il posto anche in questa serie a Beretta. Nel mente si continua, palla veloce di Dal Lago per il pivot, e la difesa del Carpi non può che chiudere con un'infrazione perché di difesa in area, quindi 7 metri per il Bressano, e va sui 7 metri Alberino, lo specialista del Bressano. Intuisce Jarunina, ma non arriva a toccare, quindi si ricomincia 1-0 per il Bressano con il Carpi che spinge. Eric Marsan si trascina via, scarica Ceccarini, non vede il buco, quindi ferma l'azione e si ricomincia con gioco ragionato. Giro palla del Carpi, il Bressano in 6-0, un po' più profonda su Marsan con Dal Lago. Giro palla, sale Ceccarini, Pieracci, si riallaga ancora Ceccarini, Eric in mezzo, vediamo se tira, sì, vede il buco e tira. Buona l'apertura e buono il tiro di Ceccarini che trafigge Laizos, lasciato molto molto solo dalla sua compagine difensiva, il muro era aperto e si ricomincia. Rientrato Fadanelli in centro, Jansson terzino sinistro, Jansson che in Svezia è specialista difensivo mentre in Italia ha veramente un ampio minutaggio anche in attacco, dove mostra veramente delle doti tecnico e atletiche molto importanti. E nel mentre gli arbitri vanno per segnare passivo, baruffa tra Dal Lago ed Eric, i primi scherzi. Nel mentre sempre passivo, palla Dal Lago, Jansson va in doppio pivot, torna fuori Fadanelli, 3, si prende il tiro e trafigge Jurina che era ben posizionato ma non riesce a fare la parata. Il Carpi si distende con Marsan che non trova il buco, cerca di prendere sfondo il 19 Sontacchi ma non riesce, quindi si ricomincia con l'azione manovrata per il Carpi. Pieracci si sposta a destra mettendo Eric centrale, Eric va a prendere Ceccarini, Pieracci incrocio largo, la finta, il fintone ha fatto e palla, Beltrami non riesce a prendere la palla e ora c'è da correre in difesa perché il Bressano veramente molto veloce, tira anche con un uomo addosso Jansson e porta il punteggio sul 3-1 per il Bressano. Nel mentre Eric Marsan viene toccato sortino mentre tirava, ma riesce comunque a fare il gol. Che accorcia le distanze, 3-2 per il Bressano. Si ricomincia con gioco manovrato. Jakemet, Jansson, Fadanelli, Dal Lago. Giro palla del Bressano. Esce il pivot, taglio anche dell'ala, torna in posizione, va con doppio pivot il Bressano, Jansson, buono blocco sul pivot, fortuna, il muro devia il tiro di Dal Lago che impatta il palo, fortunato il Carpi in questo frangente. Nel mentre sul ribaltamento di fase Pieracci cerca superiorità numerica, non trova, quindi Eric rallenta ancora il gioco. Giro palla per il Carpi con molta calma, sicuramente il Carpi dovrà rallentare, cercare di rallentare i ritmi del gioco perché
se la mette sulla velocità potrebbe diventare veramente molto complicata per il Carpi, che comunque il Bressano ha una squadra con tanti giovani veramente molto molto interessanti. Finalmente vediamo che il Bressano trasforma la difesa con una 5-1 che sta mettendo in grosse difficoltà il Carpi, che è sotto passivo e riesce a rubare il centro avanti l'Indiano, riesce a rubare pallone e va in contropiede, ma Iurina ci mette una pezza e si allunga qui il Carpi con Ceccarini che fa uno contro uno e... ma non riesce a trovare la rete, quindi 9 metri per il Carpi. Vediamo se il Bressano rimarrà in 5-1 o sarà solamente uno spot. No, uno spot che hanno fatto per disturbare, per far ragionare la squadra del Carpi, che è sembrata un po' in difficoltà nel suo ragionamento. Forza Carpi! Giro palla con Pieracci che fa salire Sortino, Marsan, Carpi in doppio pivot, Pieracci al centro, scarica per Ceccarini che impatte Beltrami. Cosa ti... dove ha tirato Beltrami? Altissimo! Ha tirato veramente altissimo! E nel sul ribaltamento di fronte un terzino ala che trova lo spazio per il tiro, ma trova anche Iurina che si lamenta Iurina perché è stato colpito al volto. E intanto si ricomincia dall'altra parte con un Eric che si prende uno scopaccione ma la butta dentro anche e impatta sul tre pari e si ricomincia dopo 8 minuti, tre pari, palla al Bressano. Giro palla per il Bressano che mette Jansson al centro e dal lago sempre a destra, Fadanelli a sinistra, Fadanelli terzino, fa salire Jakemet, vanno in doppio pivot il Bressano. Buone le pressioni della difesa del Carpi che difende come non detto perché viene 2 minuti per Eric, per botta sull'uomo in salto, direi. Sicuramente gli arbitri posizionati meglio di noi avranno sicuramente visto correttamente. Quindi vediamo, abbiamo due minuti di superiorità numerica per il Bressano. Vediamo come mister Fusina avrà istruito i suoi atleti per giocare. Intanto vediamo un'incomprensione per il Bressano. Giro, palla, cose strane da parte di Jansson. Veramente tante incomprensioni con i suoi compagni di squadra. Il Carpi ringrazia e con estrema calma va nella metà campo del Bressano. Nel mentre esce Jan Jurina, oggi con un look coi baffi per questa partita, e sale Ben Ajiali, un giovane del vivaio di buone speranze. Intanto vediamo, sicuramente fa della velocità il suo punto di forza, ma intanto la porta del Carpi è completamente sguarnita e Jansson con un bel tiro in eret punisce il Carpi. Quindi giro palla adesso per il Carpi che dovrà ragionare su come poter evitare ancora questa situazione. Ancora in ball. Giro palla, ora il Carpi ci sono tutti, Soria terzino sinistra, Marsan, Pieracci, Ben Ajiali, palla per su dal lago che parte con una difesa abbastanza aggressiva su Marsan con l'idea di non farlo ricevere e di non farlo partire in modo che non possa sfruttare la sua altezza e la sua potenza fisica. E mentre Ceccarini, vediamo intanto che la difesa del Bressano molto aggressiva sul pivot che tende a tenere la maglia. Passano i 2 minuti e il Carpi sotto passivo però in parità numerica con doppio pivot, Marsan, Eric salta l'uomo, Marsan vede un blocco irregolare
segnalato a carico di Soria e si può ricominciare con Dal Lago che batte questa infrazione. Comincia a essere del movimento sulla panchina del Carpi, perché chiede agli arbitri di avere lo stesso metro sui blocchi irregolari, perché comunque anche il pivot del Pressano sembra che tenga i gomiti abbastanza alti. Nel mentre fa Danelli in doppio appoggio, un doppio appoggio che tira vicino alle orecchie di Eric e la butta dentro. Eric intanto si distende, seconda fase, Marsan, Eric fa salire Ceccarini che viene impattato da Jansson, Pieracci, Marsan che con l'uomo addosso prende 9 metri. Il Carpi in questo momento sta attaccando molto per vie centrali, che le ali del Pressano stanno chiudendo bene, lasciando poco spazio. Una difesa comunque, quella del Pressano, che sta scorrendo con buoni raddoppi, anche uno contro uno sta tenendo. Occorre che il Carpi riesca a trovare un po' di superiorità numerica con Scalari e riesce a prendersi un tiro Ceccarini che viene toccato durante il salto, che quindi rigore per il Carpi. Vediamo chi andrà. Sortino dai 7 metri contro Facchinelli, entrato per l'occasione, e Sortino tira fuori. Che brutto rigore che ha battuto, veramente un brutto rigore, ipnotizzato dal portiere Facchinelli. Si torna con il Pressano in attacco con molta molta calma, comunque questo attacco del Pressano che non sta spingendo come suo solito. Tanti giri palla sui tre. Incrocio, terzino, Dal Lago, Jansson. L'arbitro vede una maglia trattenuta e quindi cartellino giallo inflitto al numero 29, Marco Beltrami, che lo trovo che è un po' sconsolato. Grazie per l'aiuto. E guardate che faina Ceccarini. Guardate, ma cos'era? Un tiro cestistico! E richiama grinta i suoi! Dice che bisogna svegliarsi! Che la partita è alla portata! Vediamo se sarà ascoltato dai ragazzi di Carpi. Intanto con il Pressano, con tanta calma, inizia a manovrare il gioco. Dal Lago, incrocio, Fadanelli torna su, Dal Lago, Jansson, incomprensione tra Dal Lago e Jansson. Jansson in questa frazione di gioco ha fatto diverse incomprensioni, mentre però con questo anticipo costringe Marsan a forzare il passaggio e rimedia all'errore fatto in precedenza. Chiama il gioco nel mentre, chiama il gioco Fadanelli. Dal Lago molto aperto, si apre anche Fadanelli, Jansson, incrocio per Dal Lago. Blocco irregolare visto dagli arbitri, segnalato ad Alberino, e si ricomincia con Pieracci che ha un'incomprensione con Sortino, quindi si ricomincia con gioco manovrato. Giro palla del Carpi, Pieracci, Marsane, intanto il Pressano va in 5-1. Vediamo se riuscirà a gestirla il Carpi questo 5-1. Esce il pivot con dietro Jansson, Eric molto fuori. Quasi una 3-3 oserei dire. Marsan si prende un tiro che va in bocca al portiere e viene punito in contropiede con il gol di Alberino.
sono questi errori, il Bresciano li riesce a sfruttare veramente veramente a pieno, perché comunque una squadra di grande velocità con Loizos, veramente un ottimo portiere, quindi il Carpi dovrà veramente riuscire a fare dei tiri centellinati e sensati. Nel mentre, altro errore, incomprensione tra Marsan ed Eric, e il Bresciano ancora in contropiede. L'ha toccato, eh? Bresciano ancora in contropiede con Jakemet, che il Bresciano prova a scappare via, più 3 a 13 minuti e 50 dal termine della prima frazione di gioco, con ritmi onestamente abbastanza sornioni. Sicuramente un punteggio molto basso. Il Carpi in 17 minuti 4 gol, sicuramente molto molto pochi. Se si vogliono vincere una partita con questa media realizzativa è molto complicata. Il Carpi che ha una media realizzativa di 24 reti e necessiterà veramente di alzarla in questo finale di girone d'andata e di girone di ritorno, perché sennò diventerà veramente complicato vincere, anche se è vero che le partite si vincono in difesa, però con la media di 24 gol a partita è complesso vincere. Nel mentre siamo con un 7 metri per il Carpi, vediamo chi andrà, sembra Ceccarini andrà alla battuta, e per il Bresciano torna in porta Facchinelli, che dopo aver ipnotizzato Sortino in precedenza ci prova anche con Ceccarini. Vediamo, no, direi che ci ha capito niente questo giro Facchinelli, e torna Mesto a sedere in panchina e si può ricominciare con il Bresciano che va in attacco con un uomo in meno, quindi fanno uscire il portiere Fusina per giocare l'attacco in parità numerica. Vediamo come organizzerà il Bresciano per far passare un po' di tempo. Tanto la panchina dei Carpi chiede un maggior sostegno da parte del pubblico, che il pubblico un po' timidamente ma risponde. Bresciano qua veramente molto molta calma, sta facendo trascorrere il tempo, va. Non stanno attaccando, il Bresciano non sta attaccando in questa frazione di gioco, e l'arbitro dice che ha pestato anche la riga, quindi si può ricominciare con palla per il Carpi, che ha ancora un minuto circa di superiorità numerica. Carpi va in mette Marsan a doppio pivot, terzini molto larghi, dal lago prova a disturbare, no, sta guadagna solo un passo, torna Pierazzi che a rischio di passi, caos per il Carpi, tanto caos, e palla Pierazzi cost to cost per Ceccarini, che però non riesce a mantenere la palla in campo. Pierazzi non ha giocato in modo molto lucido questa superiorità numerica, quindi niente di fatto, e il Bresciano con estrema calma torna in attacco. E si ricomincia con sempre Fadanelli in cabina di regia, e tanti palloni persi da ambo le squadre, una partita sottotono per entrambi le compagini. L'arbitro precisissimi su dove battere la punizione, il Carpi torna in attacco sempre con due reti da recuperare e 11 minuti alla fine del primo tempo. Squadre in parità numerica. Esce Beltrami, esce, taglia Ceccarini, Eric finta di tiro e Marsan disturbato il braccio di tiro, ma gli arbitri non ravvedono nessuna infrazione e il Bresciano va sui tiri. Che bello, che bella idea che ha avuto Janssen, come ha liberato bene il pivot, e Sortino si sente cestista e Beltrami si sente cestista anche lui, e prende un rigore con un tiro veramente veramente forzato, con un lob alquanto dubbio.
ma efficaci per prendere un rigore per il Carpi. Vediamo, torna tra i pali Facchinelli e per il Carpi rimane Ceccarini. Vediamo se Facchinelli riuscirà a intuire il tiro dell'ala del Carpi. Ceccarini riesce a ipnotizzarlo, evidentemente è un dono, perché con lui in porta due giocatori diversi del Carpi hanno tirato entrambi fuori, veramente ipnotico. Di sicuro con tirando fuori è complicato fare gol, è complicato riuscire a metterla dentro, e si ricomincia con Dall'Ago al centro. Jansson, Facchinelli allarga, buona la copertura di Ceccarini. Ma perché fai queste boiate? Eris, probabilmente due minuti per fallo sul per un fallo sul pivot, e quindi il Carpi in inferiorità numerica. Il Bressano in questo momento le sta facendo tutto per far rimanere il Carpi in partita, e il Carpi sta facendo veramente tutto per non entrare in partita, per non riuscire a rimettersi in pari. Statisticamente il Carpi ha sempre avuto delle buone performance nel suo terreno amico, ma anche mister Fusina non è contento della performance dei suoi, quindi time out per loro e time out anche per noi. Rieccoci in diretta. Speriamo che entrambi i mister sveglino i propri ragazzi, perché entrambe le squadre hanno bisogno comunque di svegliarsi. Non so se il Bressano è sazio a fronte della vittoria in quel di Conversano, che potrebbe anche spiegarsi, ma il Carpi non si sa di cosa potrebbe essere sazio, perché in questo momento ha perso 3 partite di un punto. Dovrebbero avere veramente gli occhi della tigre, tanta rabbia nel cuore, ma cosa che non stanno assolutamente mettendo in campo. La partita è ancora lunga. Nel mentre vediamo che entra Angelo Giannetta, il veterano della squadra, insieme a Pieracci, un ragazzo, Angelo, pieno di esperienza, che dovrà portare veramente tanta esperienza, tanta lucidità nel Carpi, anche tanta grinta, un ragazzo veramente molto grintoso, con una forte esperienza, perché Giannetta ha giocato in Serie A al Carpi, con l'Handball Carpi, ha giocato a Casalgrande e ancora ora qua con il Carpi in questa Serie A Beretta, quindi sicuramente tanta esperienza. Nel mentre Sortino sbaglia leggermente il tempo dell'uscita e si prende un grosso rischio, che però il Bressano non riesce a sfruttare. Jansson e poi Bressano sotto passivo, si prende la responsabilità, il solito Dall'Ago, sempre lui, è la mano veramente calda, e il sottomano è sicuramente uno dei suoi tiri migliori, insieme anche a tanti altri, ma il sottomano veramente una velocità di tiro, di esecuzione molto importante. E mentre si torna con la porta del Carpi sguarnita, taglia Soria, Pieracci, Benagi prova a rubare palla, un po' di caos, va a cambiare per far entrare, guardate quanti se li trascina dietro Marsan, col terzo non riesce, però il terzo riesce a fermare e si ricomincia. Beltrami per Pieracci, Giannetta che punta l'ala, richiama l'attenzione, Pieracci va a sbloccare Marsan, Soria fa salire Giannetta e si ricomincia con un'infrazione di passi, e il Bressano
sul più 3, 7 minuti al termine della prima frazione di gioco. Giannetta saltato come un birillo, saltato veramente come un birillo da Jansson con un giro di braccio, e si ricomincia con il Carpi con un bottino di 5 reti in 23 minuti. Con questa media diventa veramente complicato riuscire a giocarsela fino alla fine. Marsan intanto, Marsan, Pieracci, Eric, vediamo se mister Serafini riuscirà a chiamare la sveglia con questo time out. Di sicuro andiamo in pausa anche noi. Vediamo se mister Serafini sarà riuscito a svegliare i suoi ragazzi, perché comunque la partita è ancora lunga e 4 gol si possono recuperare veramente facilmente, magari no, però si possono recuperare tranquillamente. La pallamano, 4 gol in un tempo e 3 minuti, 7 minuti sono niente. Mentre vediamo che Marsan lascia spazio a Serafini, un giovane che viene dal vivaio del Modena, che ha fatto veramente molto bene, artefice della promozione del Carpi in Serie A Beretta con il passaggio a Soria all'ultimo secondo del finale playoff, che ha regalato a tutto il Carpi questo sogno. Nel mentre Serafini va a portare la palla a Eric, vanno a mucchio, tutti a mucchio sull'ala destra, girano per vie molto esterne il Carpi e infrazione di passi segnata Serafini. Il Bressano ringrazia e con un cost to cost va a tirare dai 6 metri, dove Iurina ci va a mettere una pezza. Ci va a mettere una pezza Iurina. La regia non ci ascolta e non fa gli zoom. La regia verrà fatto un richiamo in settimana al regista, chiediamo scusa. Ma si ricomincia amici di Eleven Sports con il Bressano, con una 5-1 strana, che ferma, viene confermato Marsani, il pubblico protesta perché il pubblico non capisce. Palleggio alto sopra la spalla, fiscalissimo il direttore di gara. Ma si ricomincia con palla Erice, Bressano in 5-1, Giannetta 1 contro 1, cost to cost Marsan, Serafini che rallenta, va a doppio Eric, carica il tiro, finta la palla e il girellone, la girella di Beltrami che accorcia, ma devi correre Beltrami che il Bressano è già in attacco. Viva! E si ricomincia dal lago che ferma perché sono tornati tutti, tanti passi per il Bressano, ma si ricomincia con tanta calma per il Bressano, con Jansson e il solito Fadanelli in cabina di regia. Fadanelli, Jansson che punta Giannetta, Fadanelli apre, Sortino prova a rubare, uno contro uno, dove ha tirato? Uno scud altissimo e il Carpi può distendersi, ma rimane vicino dal lago per non fare, che non fa battere Jan Jurina, e il Bressano riesce a vanificare questa possibile seconda fase. Dal lago è stato molto bravo nella chiusura, che ha parzialmente rimediato all'errore di tiro. Nel mentre Beltrami che esce, uno va a prendere Eric, apre la forbice, Marsan, Pieracci, forte dal lago, non segue dentro, rimane fuori Marsan, non rimane nascosto dall'uno contro uno dal centro avanti, che sta facendo molto bene Fadanelli, dice comunque chiudere bene le traiettorie
tra i due terzini, costringendo il terzino a dare la palla fuori. Nel mentre segna passivo il direttore di gara Beltrami, finta di tiro, Marsan giannetta, non trova il gol. Non trova il gol per l'ottima parata del solito Loizos. E il Bressano si riporta in attacco. Fadanelli si alza dall'aula sotto ballo, che bomba! Ma che piede che ci ha messo Iurina! Che bravo, che brava, che bella lettura di braccio che ha avuto Iurina! E si ricomincia, Pierazzi, Sortino, doppio pivot, Marsan, Eric, non c'è il buco, prende la palla, Giannetta, allarga, Fadanelli saltato. E un po' di sfortuna da parte del Carpi con un palo e Giannetta non riesce a prendere questo pallone. Ma il Carpi sicuramente si è svegliato con l'ultimo timeout. Mister Serafini ha indubbiamente suonato la sveglia, suonato la carica per i suoi ragazzi. Forza! E si ricomincia per ora con il Bressano, molto l'MLM in attacco, senza fretta, che fa passare il tempo. Sembra veramente venuto a Carpi con la pancia piena il Bressano. E si continua, passaggio, ottima elevazione di Fadanelli, ma anche ottimo intervento del solito Iurina. Marsan, infrazione di passi sotto fallo, ma passi sempre. E Iurina questa volta non può niente con il contropiede di Alberino. Il Carpi non ha fatto contento del metro di giudizio del direttore arbitrale. E si ricomincia, parlano i due direttori di gara, si confrontano per capire se le fischiate erano effettivamente corrette o meno, ma lo sanno solo loro. Il fischietto ce l'hanno loro decidono. Nel mentre Serafini, che murata! Ma no, riprende la palla Sortino, veramente molto attento questo ragazzo, e si riprende con un tiro in doppio appoggio di Jansson. Serafini si distende, seconda fase, ma ha cincischiato, ha sentito i passi del difensore che arrivavano e si è fermato e non ha trovato nessun compagno e supporto. 1:30 al termine, Carpi sotto di 3, palli in mano, la partita sta entrando veramente nel vivo. Intanto vediamo movimento a panchina del Carpi, che entra Jack Boni. Intanto Serafini, Pierazzi, e rigore, difesa in area da parte di Dall'Ago, difesa in area, e anche gli arbitri fermano il tempo. Cambio, giustamente mister Fusina fa entrare Facchinelli, ipnotico Facchinelli, si cambia, il Carpi cambia, il terzo rigorista, prova a mettere un uomo di esperienza, tanti capelli bianchi virtuali per Pieracci, e va, finta, e sotto le gambe, Iceman Pieracci! Veramente tanta freddezza per lui, tanta freddezza. 47 secondi al termine della prima frazione di gioco, il Bressano avanti di 2, vediamo se riuscirà a tenere l'ultimo tiro oppure se avrà una possibilità al Carpi. Giro palla per il Bressano con estrema calma, forse anche al limite del passivo, vediamo cosa dicono. Che bell'1-2 che ha fatto Fadanelli, come ha aperto sapientemente la forbice, il pivot ha fatto il blocco, Soria si è fatto bloccare, provato a uscire in ritardo, e palla per il Bressano che ha vanificato il possibile passivo, e quindi 21 secondi, direi che il Bressano finirà questa frazione di gioco con la palla in mano, salvo cose strane. Fadanelli veramente tanta esperienza per lui, che ricordiamo che comunque centrale della nazionale under 20,
ha vinto scudetti. E cos'è bello, che magia che ci ha fatto, che magia che ci ha fatto vedere dal lago. Ha fa saltato tutti su e lui è atterrato col palleggio mentre la gente era ancora sui difensori dei Carpi. A poche porta tanta esperienza, in questo momento oltre all'esperienza porta un 11-18 per il Bresciano che chiude questo primo tempo e andiamo in pausa e ci vediamo fra qualche minuto.
Rieccoci in diretta, sempre con al Pala Vallauri per la 12ª giornata Serie A Beretta tra Carpi in maglia nera e Pressano in maglia gialla, che con il Carpi che attacca da destra verso sinistra e il Pressano da sinistra verso destra, con vantaggio del Pressano di più 3 e palla in mano in questo inizio di seconda frazione di gioco. Un primo tempo che ha visto il Pressano comunque dominare il lungo e il largo per tutto il tempo, sia in fase offensiva che difensiva, anche se a onore del vero si è vista un'intensità agonistica abbastanza bassa da ambo le squadre. Speriamo di avere un secondo tempo con una grinta superiore in modo da poter goderci al massimo questo spettacolo. Nel mentre vediamo un giro palla molto lezioso da parte del Pressano, con che è sotto passivo e Jurina, il solito Jurina, che dice di no a Fadanelli, autore comunque finora di una performance di tutto rispetto, veramente tanta personalità a discapito della sua giovane età. E si ricomincia con Pieracci sempre in cabina di regia. No, che si sposta, e Carpi senza portiere perché ancora frutto dell'esclusione di due minuti presa a fine primo tempo. Giro, palla, taglia Ceccarini, con calma taglia Marsan, Pieracci aggressivo su Eric, la difesa del Pressano va a prendere Sortino. Che bel cambio di ritmo che ha fatto, è sotto passivo il Carpi, tanto giro palla, tanto caos, cost to cost e scatolina di Marsan. Ma ora è ora di correre, sfondone questo, no, niente, si continua con il un uomo in meno del Pressano, quindi parità numerica. Marsan, fallo di fallo, infrazione di cos'è, blocco irregolare di passi, forse passi, in questa partita gli arbitri hanno fischiato un numero veramente molto importante di passi, veramente tante infrazioni di passi. Un bravo giocatore deve riuscire comunque ad abituarsi agli arbitri, a capire quello che può e quello che non può fare, perché è importante capire sempre il metro di giudizio per evitare di incappare più volte nel medesimo errore. Intanto guardiamo Sortino in seconda fase, ma non viene servito da Jurina. Si continua, taglia dentro Sortino, Marsan, e no, niente, il Carpi va con attacco schierato perché il Pressano è già tutto disteso sui suoi 6 metri. Vediamo che fa un po' di 5-1 ora il Pressano, sempre con Fadanelli a fare l'indiano lì davanti, che è un ruolo che anche quello sta facendo veramente bene, perché è molto preciso sulla linea dei due terzini, impedendo il passaggio e costringendo. Ma l'ha preso, il pubblico dice che l'ha preso, non può essere sfondo se il difensore abbraccia l'attaccante. È un po' forzato forse questa fischiata, però sicuramente avranno visto bene i due direttori di gara, perché erano posizionati sicuramente meglio di noi. Dai ragazzi, dai shorty! E si ricomincia sempre con il Carpi sotto di due lunghezze, ma con la palla in mano, con la possibilità di andare a 10 reti, che a onore del vero essere ancora a 9 dopo il primo tempo sono un po' poche. Nel mentre palla Beltrami, cosa succede? Cosa hanno visto gli arbitri? Vedono un'infrazione di 2 minuti, perché è stato tenuto Beltrami, che dice sì è vero, mi hanno tenuto, se no quella palla l'avrei presa io. E sì, può ricominciare con 9 metri per il Carpi e 2 minuti per il Pressano, quindi Carpi in superiorità numerica per questa fase offensiva. Sì, Carpi in superiorità numerica, larghe le ali, sale Ceccarini, no, le ali molto molto larghe, Serafini vuole sfruttare tutto il campo, Eric si prende il tiro ma viene fatto 9 metri su di lui, un tiro onestamente superiorità numerica un po' forzato, perché è partito da fermo, 3 passi tiro
è difficile che riesce a trovare il buco, riesce a trovare un vantaggio. E si ricomincia, torna giù, molla la palla, non si sa perché gli arbitri non l'hanno fischiato. Palla Johnson, ringrazia e la butta dentro. Caos nel Carpi. Che stava, il Carpi stava tornando su, però fa di tutto, il Carpi sta facendo di tutto per non montare, per non arrivare a ridosso del Bressano. Indubbiamente la difesa del Carpi sta tenendo, perché comunque 12 reti subite bello. È molto buono, ma è l'attacco non va dentro, non riescono a metterla dentro. Anche in questo momento Sortino ha saltato con un angolo veramente molto importante, ha fatto un pallonetto molto morbido che però ha baciato la parte superiore della traversa e quindi conta zero. E si ricomincia il Bressano con molta calma, prova a scappare, a mettere il più 4, andare a più 4, vediamo. Intanto in difesa il Carpi regge bene, Ceccarini fa uno fuori su Jansson, fa Dannelli sempre, D'Angelo prova a rubare, palleggione sotto, che bel tiro comunque di Dal Lago, che bacia la traversa, adesso c'è il rientro, attenzione Ceccarini, pensiamo si sia accorto dell'uomo di fianco e non ha fatto il passaggio. Dai, fra. E vediamo che entra D'Angelo, quindi Ceccarini spostato terzino destro, Pieracci ed Eric a riposo, perché Serafini probabilmente li vorrà utilizzare nella parte finale della gara. Il Bressano 5-1 e Serafini si è buttato dentro dietro al centro avanti, corretta scelta, va in doppio pivot, uno contro uno, Ceccarini e il Carpi va in doppia cifra dopo 37 minuti e si continua. Cerca di prendere lo sfondo Serafini, ma non riesce e quindi va con gioco manovrato il Bressano. Il Carpi sempre in 6-0. Il Bressano non attacca, il Bressano gira palla senza essere minaccioso, fa passare il tempo solo. Dal Lago uno contro uno, buono il blocco di Dal Lago che porta via il diretto difensore, e buona la chiusura di Angelo. E buona la chiusura del centro dietro che non ho visto chi fosse. E si ricomincia il Carpi, un pallone molto importante questo. Dai ragazzi, perché forza! Potrebbe consentire la compagine bianco-nera di portarsi sul meno uno e quindi di riaprire la partita. Anche se due gol avendone fatti 10 in un tempo e mezzo sono un bottino non indifferente per il Bressano da difendere. E si ricomincia Serafini, ha tirato quasi quadro svedese, altissimo tiro dai 6 metri. Entrambe le squadre stanno vanificando e nel mentre Dal Lago, tanta esperienza, giro di braccio, salta l'uomo e la va a buttare dentro, con il Bressano che prova a scappare. Sicuramente il Bressano è tutto nelle mani di Dal Lago, che quando è in difficoltà il Bressano gli tira sempre fuori le castagne dal fuoco. E giocano veramente, come dicono qui la regia, con un filo di gas. Sta giocando il Carpi, sta giocando in modo abbastanza dubbio. Questo tipo abbiamo però visto, ci sembra di aver visto uno stop distinto da parte di Jansson, però forse abbiamo visto male. E si ricomincia con il Bressano più 3, 13-10, 21 minuti al termine di questa seconda frazione di gioco. Il Bressano che ha fatto veramente poche rotazioni, forse quasi nessuna. E si continua Dal Lago, uno contro uno, bloccato Marsani, riesce a scaricare e ci mette una pezza su Alberino, il solito Iurina che sta tenendo a galla il Carpi. Però da solo non
non può fare tutto, può difendere la porta, ma è difficile che faccia gol, non può fare gol, gli serve un supporto dalla squadra. Passivo, si alza, qua un muro deviato che spiazza Iurin, che lo manda fuori posizione, e il Bressano va a più 4, 45% di gol in più rispetto al Carpi, un'enormità sembrerebbe essere, però il Carpi è ancora lì, è ancora in vita, dovrà dimostrare di essere ancora in vita, non basta dirlo. Ovviamente Ceccarini, Marsan si alza, e che magia che ci ha fatto Loizos, che dimostra di essere uno dei migliori portieri di questa Serie A, Beretta, che dimostra di non voler essere da meno del suo diretto concorrente Jan Jurina, autore anche lui di un'ottima performance. E ora 14-10, 20 minuti al termine, palla in mano al Bressano. Vediamo se sarà ancora nelle mani di Dall'Ago il fulcro del gioco. Jansson Dall'Ago salta l'uomo, è riuscito a prendere, a fare la superiorità numerica. Torna a Dall'Ago, uno contro uno, gira di schiena e si prende e tira nella testa di Sortino. Diretto. Si ricomincia con Alberino che batte da volo, e bello, che bel gol che ha fatto il Bressano su passivo con il volo, molto molto bravi questi ragazzi. 15-10, 5 gol, ora il Carpi dovrà darci veramente, mettersi veramente tutta per rientrare in partita, però nulla è scontato, perché comunque il Bressano è ancora lì. Ceccarini a tirare un bombolone a mezza altezza che non può impensierire Loizos, e si ricomincia, tanta tensione nella panchina del Carpi. Mise Serafini sicuramente non può essere soddisfatto della performance dei suoi ragazzi. Intravedo tante navette, tanta corsa lunedì prossimo. E si ricomincia con il Bressano con estrema calma, difesa abbastanza rocciosa, maschia da parte di Marsanne, e il solito Fadanelli apre la forbice, crea il buco, passaggio al pivot, e 2 minuti per D'Angelo, che vista così sembra il gioco più facile del mondo per come lo fanno. È importante quando c'è un giocatore che sai che gioca col pivot, è molto importante nel 2 contro 2 avere la posizione, riuscire a non farsi bloccare, a mettersi davanti al pivot e spostarlo, perché se il pivot riesce a prendere la posizione col 2 contro 2 diventa inevitabile che ci venga il buco, superiorità, il difensore va dietro e rigore 2 minuti. Si ricomincia, il Carpi lancia in mischia Benagia lì, tantissima velocità per lui, che va a sbloccare Marsan. Serafini si prende palo per lui, porta sguarnita per il Carpi, e contropiede, gol, scappa via con Alberino il Bressano, che va a più 7, 17-10. Un break veramente molto importante, sono tanti minuti che il Carpi non riesce a far gol e che il Bressano fa gol con relativa facilità. Con facilità, sì, con facilità. Con buona facilità. Bisogna che il Carpi si svegli, che cominci a difendere veramente, perché comunque nel primo tempo ha fatto pochi gol, però almeno l'intensità difensiva c'era abbastanza. In questa seconda frazione di gioco non c'è l'intensità difensiva e non ci sono i gol. È molto complicato vincere quel partito in questa situazione. Nel mentre sotto passivo il Carpi, Ceccarini uno contro uno, Pieracci salta, lob morbido, bombolone, molto bello, veramente un bel gol, e fatto che sembra con estrema facilità,
ti viene a chiedere: ma perché non lo fai sempre? Forza! E si ricomincia, solito fa Dannelli in cabina di regia. E dal lago sbadilarla dentro. Jansson dal lago apre tantissimo con un terzino centrale che manda Jakemet al tiro con tanto spazio e Jurina in difficoltà, perché comunque quando si tira con così tanto spazio è poi complicato fare una parata efficace. Ne mette Beltrami che si va a prendere di forza questi due minuti. Si è girato veramente con una grinta ed una velocità, che dire, atipici per questa partita. E va ancora, ora il Carpi sarà in superiorità numerica per 2 minuti, dovrà riuscire a massimizzare questi 2 minuti per riuscire ad accorciare la distanza. Ma nel mentre l'ipnotico Facchinelli, che ha fatto neri tutti gli attaccanti, tutti i tiratori del Carpi, veramente a rischio di MVP questo ragazzo, perché è entrato e buttato nella mise, che ha sempre i momenti decisivi, ha sempre risposto presente. Veramente tanti complimenti per lui, classe 98, veramente un ragazzo di ottime prospettive. E si ricomincia, il solito fa Dannelli in cabina di regia. Il Pressano gioca senza pivot, e che missile che ha tirato sopra la traversa il neo entrato Moser. E si ricomincia, il Carpi continua a sognare con la palla per Giannetta. Che magia, no, non viene la magia, prova un tiro dietro la schiena che non viene, nulla di fatto, veramente un missile. Giannetta punta l'attaccante, si prende un po' superiorità Ceccarini. No, perché probabilmente piede, ma l'ha giocato da fermo, e se giochi da fermo non riesce a creare lo spazio. Apre Ceccarini, Marsan si prende l'uno contro uno, rigore, 2 minuti per Dallago, perché l'ha toccato in volo. Corretto, decisione sicuramente corretta da manuale dell'arbitro. Ed ora vediamo chi si sentirà di andare sui 7 metri. Nel mentre vediamo un giocatore del Pressano a terra che ci sembra essere Alberino. Sì, Alberino che non abbiamo però visto cosa è successo, ma sembra nulla di grave. Si sta chiedendo un attimo dove si trova, ma sembra... Sì, ci sono, posso continuare probabilmente. Vediamo intanto che la Croce Blu fa un giro per il campo e dire: è successo qualcosa qua? Tutto in ordine? Sta una passeggiata? Stai bene? Si chiedono adesso la regia zoom su Alberino, che è un po' spesato, dice: oh, sto bene, ho preso una botta, tutto ok, continuo. I soccorritori ringraziamo comunque la Croce Blu, grazie mille. E nel mentre il Carpi cambia rigorista, si cambia rigorista per il Carpi, non cambia il portiere Facchinelli per il Pressano, altissimo, finterella per lui, ci va Giannetta, che morbidezza, chi gioca una girella e dice: io ho già giocato, io questa pressione non la sento, e insegna a tutti gli altri ragazzi come si batte in nonchalance un rigore. E ci troviamo con il Pressano in superiorità numerica, con Ceccarini che marca uomo, fa Dannelli il faro dell'attacco del Pressano. 6 gol da recuperare per i Carpi, tanta gente che vaga per il campo, un po' di caos nella difesa. Palleggi, sfondo probabile, sì, fondo, palli passivo, nel mentre Sortino, uno contro uno, girella, no, schifezza ha fatto, che tiro sul primo palo, è andato a chiudersi veramente. Beltrami dall'ala tira, ma pesta la riga. Il Carpi le sta provando veramente tutte per non rientrare in partita.
E il Bressano, l'Emme ringrazia e va avanti. Nel mentre il tempo passa, 13 minuti al termine. Il Bressano comincia a buttare un po' tutti nella mischia. Mister Fusina probabilmente pensa di aver ormai portato a casa i due punti. Entra anche Dainese, è il primo anno a Conversano e il primo anno a Bressano e viene da Conversano, viene nel mentre Marsan, vediamo se viene lo scalare, non viene lo scalare, c'era una doppia superiorità numerica che il Carpi non riesce a sfruttare, non vuole sfruttare, non lo so, veramente una serie di errori tecnici veramente molto importante, veramente un back to the basics per il Carpi, c'è da tornare alle origini, c'è veramente da tornare ai fondamentali. Probabilmente se Mister Serafini avesse a disposizione la Serie B l'avrebbe già buttata tutta in campo, perché i suoi ragazzi sta facendo veramente una performance alquanto dubbia. E si ricomincia con un 9 metri per il Bressano, sempre Ceccarini su Dainese a uomo e non su Fadanelli, non so bene la scelta, perché giro palla Ceccarini da dietro su Fadanelli, non si sa perché Ceccarini abbia marcato a uomo Fadanelli, sicuramente una scelta bizzarra. Che sottomano che si tira fuori Fadanelli, un raso terra che lambisce il palo. E giro palla Pierazzi, vediamo se il Carpi avrà voglia, avrà tempo di spingere, di recuperare, ma sembra di no, il Carpi non interessa la fase difensiva, la fase offensiva, sembra voglia rimanere fisso in difesa, fa di tutto per regalare palloni, veramente una performance sottotono. E si va in time out, probabilmente il Carpi ringrazia il time out chiamato da Mister Fusina. Andiamo in time out anche noi, che è meglio. Eccoci qua speranzosi, ma anche un po' convinti onestamente di vedere quest'ultima frazione di gioco con un livello di intensità degna della Serie A Beretta. E adesso chiediamo alla regia di uno zoom molto forte, perché vogliamo capire cosa dice Mister Serafini ai suoi ragazzi, cosa può dirgli per svegliarli da questo torpore che è durato 50 minuti. Vediamo se il Carpi, 11 minuti, 6 gol da recuperare, è ampiamente fattibile, quindi basta avere solamente voglia e grinta di giocare e anche soprattutto voglia di giocare anche la fase offensiva senza buttare palloni attorno alla spalliera, sbagliando, che finora il Carpi ha veramente sbagliato tanti errori di giro palla, il giro palla ha buttato palloni non sotto pressione in superiorità numerica contro la spalliera. Andiamo il Bressano che senza assolutamente fretta fa il giro palla, Ceccarini con l'uno avanti su Fadanelli, tanto spazio e gol di Alberino, buone percentuali per lui, chiamato in causa poche volte in questa partita però sempre presente. Nel mentre non viene il passaggio di Ceccarini su Beltrami, che forse non ha aperto abbastanza la forbice, Beltrami non è uscito dal blocco, Ceccarini non ha aperto la forbice, oppure il difensore Moser che è stato bravo. Moser, ricordiamo che è un classe 97, specialista difensivo per il del Bressano. Impattato Ceccarini e si ricomincia, nulla di fatto, il Carpi deve spingere, deve forzare
deve riuscire a fare due passaggi dietro fila anche, però probabilmente il Carpi non sta creando gioco, si sta affidando a delle individualità, a degli uno contro uno che stanno portando niente, o meglio stanno portando il Bressano in contropiede con Jakemet. Il Bressano scappa via, 20-12 per il Bressano, più 8, 10 minuti dal termine. Serafini chiama il time out, prova a suonare la sveglia per i suoi, ma andiamo in time out anche noi. Eccoci qua, sempre a Vallauri con il Bressano avanti di 8 lunghezze e 10 minuti al termine. Palla in mano per il Carpi. Il Carpi dovrà tirare fuori veramente tutto quello che può tirare fuori per poter recuperare, per poter andare a impattare la partita, per tenerla viva fino alla fine. Nel mentre vediamo sempre che la palla in mano a Ceccarini, messo in cabina di regia, Giannetta all'ala, Pieracci a sedere a riposarsi. Giro palla, un po' di aggressività su Marsan. Ceccarini uno contro uno su Moser, palla Beltrami e Tume è fatto il portiere anche sto giro. Vediamo se sarà 9 metri o 7 metri. 7 metri per il Carpi, che forse però, guardando le percentuali, era forse meglio 9 metri. Forse era meglio, ma torna sui 7 metri Giannetta. E ipnotizzato, ma recupera il pallone. Una percentuale di errori dei 7 metri importante per il Carpi. Che si avvicina al delta tra le due squadre. Vicino al delta per due squadre, esattamente. Giro palla, Ceccarini si prende e viene fermato. Taglio in area del Carpi. È andata bene per il Carpi, che non ha battuto nella posizione corretta il Bressano, perché era già in mano ad Alberino questa palla sui 9 metri. Sì, il Carpi va in 4 più 2. Sì, 4 più 2 a uomo con Sortino su Dal Lago e Ceccarini su Fadanelli. Ceccarini sta un po' perdendo il suo uomo, onestamente. Vediamo se questa ultima mossa, 8 minuti, 8 gol da recuperare per il Carpi. Il Bressano mette tutti anche i più giovani in campo, difesa in area, 7 metri. Si va sui 7 metri, sembra vada il numero 23, Dainese Nicolas. Che nonchalance, che freddezza sul fischio, la prende e la butta dentro. Vediamo intanto che tra i pali della compagine bianconera è entrato anche il giovane Samà. Va Cicca, Soria, passaggio per Soria che viene disturbato al tiro, e quindi altro 7 metri. Vediamo chi andrà su e batte i 7 metri. Ormai i rigorisi del Carpi sono abbondantemente finiti. Invece Fusina gioca ancora la sua arma, Facchinelli, l'ipnotico Facchinelli va contro Eric, sembra abboccare le finte, a sto giro ha boccato le finte, invece non riesce la magia da parte di Facchinelli. E il Carpi ha corso le distanze, 21-13, 7 minuti al termine. Tanta aggressività, il Carpi deve spingere, è entrato anche Jack Boni.
passaggio, tiro e lob con una sciabolata morbida dai 6 metri. Va anche Fogheteir, Fogheteir a realizzare il, ma il Pressano direi che è scappato via. Servirebbe veramente un miracolo per il Carpi per riuscire a riaprirla. Tanta incomprensione nel mentre Soria che sempre tanta grinta, tanta carattere per lui. Benzia lì, accelerazione, viene toccato con la palla in mano, gli viene tolto ma segna niente, e il Pressano ringrazia, va in contropiede con Chistè e va più 10. I direttori di gara hanno segnato un vantaggio per la squadra in maglia gialla, sicuramente non si può ricriminare per la sconfitta a causa dell'arbitraggio, ma perché oggettivamente il Carpi non è sceso in campo quest'oggi. Vediamo, 9 metri, Benagia lì, Marsan, doppio pivot per il Carpi, si allarga, fa salire Giannetta, Marsan uno contro uno, buona posizione, buona difesa di Moser, è riuscito a tenere, a leggere dove andava l'attaccante e a posizionarsi correttamente coi piedi e a mandarlo all'esterno, veramente una buona lettura di Moser. Nel mentre Jack Bonny dice: ragazzo, più 10, 5 minuti alla fine, cioè è lo stesso, vai tranquillo, non succede niente. Il Carpi sotto passivo, c'è da dire che risulta essere interessante come vengono gestiti i passivi per le due squadre. E mentre Benagia lì prova a buttarsi dentro con la sua velocità, ma viene fermato dalla difesa del Carpi. Nel mentre Eric viene fermato, fa infrazione forse di passi, non lo so, su Eric, non viene lasciato il vantaggio per il Carpi e si ricomincia con un 9 metro, mai terminati i passaggi. Il mister Serafini chiede che vengano rispettati comunque i 3 metri in fase di battuta e viene dato due minuti dei direttori di gara per alla panchina. Quindi vediamo chi scenderà per il e si può ricominciare con il Pressano avanti di 9 lunghezze, 4 minuti al termine. Giro palla per il Pressano, ormai il mister Fusina ha mandato tutti i suoi big a riposare, ormai la partita l'ha decretata chiusa, quindi comincia a dare del minutaggio anche a tutti quelli che durante l'arco dell'anno hanno meno possibilità di giocare. Il Carpi invece mantiene ancora i suoi giocatori in campo. Giro palla per Carpi con Soria, Marsan, Eric, Giannetta, cost to cost, Marsan uno contro uno. E va a tirare Marsan con il numero 22 Folgreiter sulla schiena a mo' di zaino, e l'ottimo Facchinelli ci mette il piede nell'angolo basso e riesce a impattare. 3 minuti al termine, più 9 per il Pressano che gira palla con tanta calma. Giannetta prova a rubare palla, fa Dannelli. Oh, che bella parata che ha fatto Boni, seconda fase, no, Soria va dove ci sono due difensori anziché nella parte del buco, però comunque bravo anche lui a recuperare palla, prendere la palla e andare in contropiede. Buono anche il contropiede lanciato dai Frey. Marsan si trascina e Tume fa una sassata sul piede d'appoggio del portiere, del solito Facchinelli, che io direi MVP della partita.
giro palla, si lega, e ancora lui, ancora lui, Facchinelli, sicuro, sicuro MVP, ringrazia e saluta tutto il suo pubblico numeroso accorso da quelli di Bressano. Vediamo, vediamo se riusciremo ad averlo anche per l'intervista post gara. Nel mentre è rientrato Pieracci, il Bressano con estrema tranquillità gioca la palla e snocciola un doppio appoggio che si infila alto nella parte alta destra della rete, difesa dal giovane Samà. 1:30, 10 gol da recuperare. Diciamo che la difesa più o meno si può anche dire del Carpi che abbia lavorato bene, ma un attacco che in una partita fa 14 gol probabilmente è complicato vincere. Ed è sempre lui, sempre lui, e prende anche questa, ipnotico, tutto il Bressano in piedi, l'inviolabile al limite della scorrettezza a fronte della propria bravura, veramente veramente sugli scudi, veramente complimenti a Facchinetti Simone Aldo, veramente una performance veramente importante. Nel mentre vediamo contropiede Boni, sempre lui, e prende anche questa, una media veramente veramente esagerata. Adesso non abbiamo la percentuale perché il computer di bordo non è correttamente collegato allo scouting, però sicuramente una percentuale monster. Veramente, veramente, no, non sono gli attaccanti che ci ha messo dell'ora, è lui che ci ha messo del suo. 3 secondi al termine, Marsan, ed è ancora lui ci ha messo l'ennesima pezza. Quindi direi che abbiamo il Bressano che vince per 25-14 in quel di Carpi, un campo dove tante squadre hanno fatto tanta fatica, il Bressano è venuto qua giochicchiando e è riuscito a portare fuori 2 punti. Il Carpi probabilmente non sceso in campo, Carpi non pervenuto. Complimenti a Facchinelli per la performance monster. Ricordiamo che le prossime giornate il Carpi giocherà a Siracusa per l'ultima del girone d'andata, il Bressano giocherà a Trieste per la chiusura del girone d'andata, e la prossima del Carpi in casa sarà il 29 gennaio contro il Fasano. E con questa è tutto, auguri a tutti e grazie mille.